Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Tinkertown e finalmente rispolveriamo il grandissimo Mr. Delric. Sì, ero stato chiuso in un baule e sono riuscito a uscire solo ora. Che mi farà da spalla in questo Ciao a tutti. survival. Eccolo, benvenuto. Grazie, Niente, Indie. io l'ho già giochicchiato un pochino, ma non mi ricordo niente, quindi lo ricominciamo. Costa 16,99, scontato attualmente a 14,99. Sembra essere un gioco molto interessante perché guardando comunque anche gli screen su Steam si possono costruire delle belle cose, dei belli edifici. È un survival dove ci si sposterà tra varie isole, da quello che ho visto. Iniziamo a recuperare un po' di cose. Se premi il tasto Bravo, Tab, bravo. Picchia quel rametto malvagio. allora, una cosa che non è subito immediata e che voglio spiegare in video è se tu premi il Tab, apri il menu del crafting. E soprattutto l'inventario sulla sinistra. Sulla sinistra, le prime caselle, cioè le prime due righe, sono quelle che vanno poi sotto, sopra in realtà nella barra veloce che poi scegli con la rotellina del mouse. Quindi, al momento io posso Ok. craftare solo una planka, una torcia o una workbench. La workbench, se la seleziono, mi dice 10 wood, quindi recuperiamo 10 wood. Al momento. Oh, posso craftare. Ma cosa stai facendo dietro la siepe? No, mi hai Comunque, fatto nuove ricette sbloccate perché ho picchiato uno scheletro. vabbè. Sì, uno Solo scheletro però che adesso. morto. Eh beh, sì, certo, chiaro. No, ma occhio che in giro ci sono ai nemici e sono delle pigne Ah sì, Sì. Nell'acqua quindi non puoi quello. andare, occhio. Perché nell'acqua devi fare proprio le plank, le piattaforme e andarci. L'inizio, l'ambientazione iniziale non è proprio bellissima, non è proprio pulitissima. Poi appena troviamo il piccone possiamo dare il Ma via. qualcuno mi dica dove devo iniziare a. Ma adesso io sto facendo 10 di legno in modo da poter fare la workbench. Però non voglio spostarmi Sì, ma il troppo. legno dove lo prendi esattamente? Lo prendi dai rametti che vedi per terra. A E ci sono meno. rametti, beati te che vedi dei rametti. No, li ho trovati. Sì, Eccolo, eccolo. eccolo! Guarda, vedi che se giri li trovi. Allora, Un rametto poi, malvagio. volendo, si può fare anche l'accetta con le pietre. Trovi anche le pietre per terra. Le trovi. Vedi, puoi abbattere questi cespugli qui. Oppure anche i sassi, quelli semplici, non le rocce. Ma quei sassi tondi. Ecco, Oddio, c'è un goblin. Ma infatti. Ok, io ho 7 anche di. graficamente è simpatico sto Sai che gioco, gioco mi ricorda? Magari tu non lo conosci, però è famosissimo ed è Octopath. eh? Ah, sì, Di là ho c'è un presente, è vero, villaggio, direi di della. andare via. Octopath lo Sì. ricorda, ma non tanto come grafica in sé, ma per quell'effetto di sfocatino che dà sui bordi, quella vignettatura sfocata. E me lo ricorda tanto. Adesso non lo so, se vuoi Wow. passarmi del legno, io faccio anche tranquillamente la. Vabbè, che me ne manca La uno. workbench adesso la faccio. Ho visto che la. Ah, beh, no, giustamente la devi far vedere tu. Allora, Ti la serve faccio. dell'altro legno? No, no, ma la faccio, la faccio. Workbench, la Ah, ok. crafto. Fatta, craftata istantanea, ce l'ho equipaggiata sull'1, quindi premo 1, la posiziono. Tu la vedi mentre la metto? No? Sì, la vedo. Ok, la mettiamo lì. E da lì possiamo, andandoci sopra e cliccandoci. Scusate, Il tasto adesso. destro. Col tasto destro, sì, esatto, volevo essere attento. Si apre una serie di oggetti. Vedete, c'è anche la wooden wall. Si possono fare le case, si possono fare le porte, le varie cose. E si sbloccano anche altri tavoli di Perché non crafting. posso fare l'accetta? Perché non posso fare Perché l'accetta? l'accetta la fai usando il crafting base che hai con tab. C'è un Ah, perché bug. c'era bisogno dei sassi, Ma c'era c'è un bug bisogno. secondo me perché ho posizionato la workbench, ma ce l'ho ancora. E non so perché. Vabbè, la metto lì. Ma è meglio così. Sì, ma infatti. Scusami.
No, c'è. No! C'è qualcosa che non funziona. Le pietre sono cadute. Vabbè. Boh, è un piccolo bug. Vabbè, lo risolveremo. Allora, la metto via, così almeno non dà fastidio, la metto in fondo all'inventario. Adesso proviamo a fare un po' di rocce. No, mi serve ancora del legname, perché devo fare l'accetta. L'accetta, così come ci consentirà, vabbè, di buttare giù gli alberi. Così come il piccone ci consentirà di scavare tutte quelle pietre, che non queste qua piccole, ma le pietre grosse, e soprattutto di buttare giù questi odiosissimi muri di mattoni che ci danno fastidio. Vabbè, ma la botte non me ne faccio niente, quindi... Allora, abbiamo due, me ne servono tre, mi pare. C'è un goblin, c'è un bat. Allora. Ah, ci vogliono 5 di pietra. 5 di pietra. Ok, bene. Cosa fai tu, l'accetta o il piccone? Ho fatto già l'accetta, adesso sto cercando di fare il piccone. Ecco, facciamo il piccone fatto. Va. Ok, mi serve altra... Ho fatto l'accetta, così almeno abbattiamo, vedete, gli alberi. Dovrebbe darci qualche materiale in più? Sì, infatti. Ce ne date un sacco, possiamo fare a sto punto il pickaxe. No, mi manca la pietra. Oh, attenzione. Qua non ce lo abbatte con l'accetta, dobbiamo proprio andare a mani nude qui. Però io... poi vabbè... Aspetta, che ho il piccone. Il piccone, ma... Ho il piccone. No, questo piccone non va bene per quelle gemme lì, per quelle cose lì. No. Vabbè, pickaxe. Oddio, no, c'è un goblin. Arrivo con l'accetta. Con l'accetta, aia. Occhio che c'è il friendly fire. Adesso ce l'ha con me però, È giusto. Ok, poi bisogna fare attenzione perché ogni volta che si tocca l'acqua si perde vita. E poi bisogna mangiare. Perché solo toccandola? Paura dell'acqua. Allora, adesso con l'accetta e col piccone, adesso me le metto in modo un po' più saggio. No, mi si è proprio buggato la workbench. Adesso sai cosa faccio? La tolgo e la rimetto. No, ne ho due. Vabbè, ok, cosa possiamo fare adesso? Giusto per esplorare un pochino il mondo, qualche altra wooden bed, small table, possiamo fare delle piattaforme perché poi ovviamente esplorando l'isola potremo andare anche, diciamo, per andare su zone... diciamo separate dall'acqua dovremmo costruire il ponte appunto con le lastre. Adesso io sto abbattendo queste rocce. Che bello, però è carino, sai. È fatto bene, sì. A parte la musica che è un po' così. Vabbè, quella. Cos'è sta roba? Sì, poi vabbè, allora, ricorda da morire Zelda. Gli Zelda, l'ultimo, quello che è uscito per Game Boy, che è uscito poi per Switch, Link's Awakening. Ah sì. Allora, aspetta, ho da poter craftare l'Alchemy Table. Ok, falla, che diamo un'occhiata a che cos'è. Perché io sono arrivato alla fine del lì. Ci vogliono le green jelly, una green jelly, le yellow jelly e le red jelly. Ok, come ho detto, non è che posso. Sono arrivato dall'altra parte, c'è un fiume. Posso fare al volo. Vediamo se la wooden plank va bene. Ne crafto un paio, vediamo se riesco a piazzarla. Perché ho preso anche il carbone. Allora, vediamo un po' se la plank. Io faccio il bow. Ok, bravo. Secondo te c'è bisogno poi di fare anche le frecce? Chi lo sa. Se vieni su a nord, salendo dritto, vedrai che ho costruito il ponte. Vieni proprio su dritto. Allora, aspetta che arrivo, che sto cercando di capire l'arco di quante le fibre delle piante, come le cavolo le si trova? Eccomi. Allora, da quanto sembra... Non dovrebbero rompersi i tool, però
Però non ho. Sembrerebbe. Poi qua, vabbè, ci sono le specifiche, quindi la vita, il mana, l'armatura, la forza, l'agilità, la velocità. Ho sbloccato la torcia, la string. Ok, andiamo su. Poi è un gioco che come... Guarda. Come ho preso le fibre. Oddio, uno slime. È qui che prendi le jelly, no? Poi devi mangiare le bacche. Probabilmente sì. Per recuperare la vita. Alchemy table, l'ho sbloccato anch'io, sì. Guarda qua. Oh, bene. Qua l'ho messa. Oh. Ok. Quindi... Non mi ricordo più le fibre, come caspita le ho prese. Dagli alberi, abbattendo gli alberi forse? Perché fammi un po' vedere che cosa ho io. Allora, qua ci sono le red berries. Io ho 96 di vita, mangio le berries e vado a 100, sì, ci sicuro così. Non c'è la fame, ma... E c'è il mana che mi fa pensare anche qualche incantesimo. Non è proprio così banale il gioco. Ci sono un po' di cose da scoprire. Come ci si cura? Mangiando, detto 2 secondi fa. ecco, perché aveva fatto un rumore strano quando ho provato a mangiare e sembrava che fosse andato in bagno. E no, digestione immediata. Allora, andiamo di là. Non so, provo a vedere cosa c'è su quell'isoletta facendo altre plank. È solo che tu hai lasciato la cosa come si chiama. Sì, guarda, ne ho un'altra, grazie al bug. Ah, ok. Ma solo tramite il plank si può fare questo lavoro. Cioè, così pare. Io sto prendendo il carbone intanto, Anche lì scopriremo cosa serve. Dobbiamo trovare una zona in cui fare una casa o qualcosa, un rifugio in modo da... O una chest per mettere la roba. Intanto continuiamo a esplorare, così almeno ci facciamo... Perché poi ho visto anche delle costruzioni bellissime fatte su questo gioco, quindi... Io intanto abbatto alberi, faccio legna come se non ci fosse un domani. Che questi alberi, anche i sapling, sì. Perché poi puoi piantarli poi gli alberi. Ah, posso piantare l'albero, vediamo un po'. Guarda, l'ho ripiantato, è già cresciuto. Le fibre non sono così comuni, però si può. No, mi pare l'erba fare. Forse, o mi confondo con dei survivalist. I cespugli. Ok, siamo nuovamente verso l'acqua. Abbiamo esplorato un po' qua. Ecco che potrei già fare l'arco io adesso, però. Dai, così fai, mi difendi quando vengono a picchiarmi. Però mi serve la crafting table. E troviamo un posto un pochino più confortevole, no? Troviamo uno spiazzo aperto e ci piazziamo lì. Vieni su. Andiamo di qua. C'è un goblin. C'è lì. Troppa roba qui. Dove? Lì. Però forse non ci vede. No, non ci vede. Andiamo su di qua. Cioè, ma è proprio densissimo. Ah no, ok, qua c'è uno spazio. Quindi craftiamo 2 wooden plank. Che devo piazzarle qui. Le metto. Si potrà anche pescare, a giudicare. Guardando il pesce messo lì un po' all'Animal Crossing, direi di sì. Ok, dai, questa è una zona buona. Buona. Oh, sì, direi proprio di sì. Quindi, eccola lì, prego, tutta sua. Oh, arco. Il gioco è molto sia bene. Single player che multi. Adesso noi abbiamo... Sì, lancio le frecce! Sono infinite? Ehi!
Oddio mio, godo. Vieni, vieni, che devi aiutarmi. Vai, goblin. Vieni qua, goblin. È qua il schifoso. Goblin. C'è anche il fuoco. Vieni, vieni. Aiuto. Qui, 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 qui. Ah, ma ti sta picchiando. Sono io che picchio lui. Ho colpito te? No, hai colpito la workbench. Ho colpito la workbench. Vieni, vieni qua, che c'è questo. E c'è anche lì un focherello o qualcosa. E là proprio. Sì, ma se non si ferma. Robin Hood. Torch green. Ok. Ula, quanta roba. Cos'è questo? Smonta tutto. No, la tenda, si può fare qualcosa? Outfitter ho sbloccato. Vediamo un po'. Oh, là, quanta roba. E qua. Allora, ho preso una carne arrostita. No, voglio vedere che cos'è quel coso che ho sbloccato. L'outfitter, che cos'è? Design new fashion trend. Mi serve una stringa. La proviamo subito questa. Sì, anche a me serve una stringa per sta roba. Che caspita è? La stringa la crafto con le fibre. E va bene. E faccio l'outfitter. Tac. Che non so cosa sia l'outfitter, però lo proviamo subito perché non me lo fa mettere. Ok, uno, eccolo lì. Tac, eccolo. Ma che cazzo è? Non lo so. Ah, è un manichino. Tipo. Ah, puoi craftare. Guarda quanta roba, le armature. Ma cosa, sull'outfitter? Sì, sì, sì. Clicca con la destra. Anche il red carpet. Oddio, che cosa ho fatto? Sto per mettere giù un muro di pietra. Perché? Come faccio a annullare la cosa? Non so. Poi quando lo scopri dicelo. O mettilo giù. Ecco. Bello, mi piace la tua lungimiranza. Ah, si possono proprio smontare così. Però io non ho un'arma in tutto questo. Comunque. Ah, ma dai. Dimmi, cosa hai scoperto? Lo scheletro. Le cose che si possono creare qua. Ah, Oh, leather. Posso creare il leather. Allora, con due stringhe e che cazzo sono? Batwing. Oh, il cloth posso creare anche. Oh, guarda un po'. Attenzione. E tac. Oh, lo storage. Questa è una cosa utile. Poi il letto. Ah, lo spawn point diventa. Ci serve il clot, devi fare due clot, poi il resto che pensimi. Intanto diamo un'occhiata. Wooden door. Cosa, ci faccio col wooden bar esattamente? Non ne ho idea, ma è decorativo. È solo decorativo. Penso. Ho fatto la... bene, finalmente allora. Ho un'arma. Che cos'hai cos'hai fatto? La spada. Di legno. No, adesso se tu riuscissi a procurarmi del clot. Allora, del clot l'ho appena fatto. Ma sai che cosa manca qua? Fornaci e roba del genere. Io non ho ancora visto niente. Eccola qui. Cioè, l'ho detto e... Tac. Eccola lì. Per servirvi la fornace. Ma che bella. E qua si craftano allora. I materiali, anche lo stone floor, il pilastro, si forgia. Faccio un po' di copper bar usando 2 di copper e 4 di carbone. Ok, ho fatto un po' di copper, quindi a questo punto ho sbloccato anche l'anvil. L'anvil riesce a craftare un coso di copper e passarlo, così faccio anche l'anvil. Mi sto prendendo bene. Sì, ho fatto un po' di copper, direi. Lo metta in cassa. 3 di copper. No. Ok. E adesso
Oh, quanta roba sbloccata, madonna mia, quanta roba c'è! Sì, ma all'inizio non sembra, perché dici quattro cose, vuoi che... Guardalo qua, va, tac, e poi vorrei anche dargli una ramazzata all'ambiente, perché... L'archery target, ma guarda te. Allora, questo, tac. Ok, e adesso, ecco, bug dell'ennesimo minuto, perché me ne ha date due, quindi ne piazzo due. Di che cosa? Di Anvil. No, è buggata, non me la fa, non me la fa rimettere, mi sa. Vediamo. Ne avrò due sicuramente. Sì, sono buggate. Guarda, te la metto nella... Non lo so, vabbè. Comunque. Allora, c'è da dire che si riesce a recuperare piuttosto facilmente il materiale, perché ce n'è proprio quello tanto. Quello che serve adesso, sì. Allora, qua puoi fare il copper pickaxe, la copper axe, la shovel, che quella la voglio fare assolutamente, se troviamo altro copper, perché si scava. Poi, tutte le armature in ferro verde, green iron, e poi non so cosa sia. Comunque, sì, shovel, chissà cosa serve, la shovel. Comunque, io qua farei così. Scaverei anche di qua, che mi sa che questo è copper, perché ho scavato a caso. È legno? No, questo. Cioè, adesso. Oh mio Dio. Ok. Ok. No. Mi serve smeltami carbone. Questo. Non è facile effettivamente trovare determinati materiali, eh. Allora, shovel. No, uno di copper. Non ce l'hai in giro? Sì. Mannaggia. Ce l'ho, ce l'ho. Totem pole. Hai proprio fregato di tutto. No, grazie, così almeno faccio vedere anche questa e poi... Faccio la shovel e vediamo cosa succede a scavare per terra. Perché poi comunque una forgia sull'erba non si può vedere. Ti metto il copper sì, qua, sì, eh. Sì, sì, sì. Grazie molto. Doppio clic, ritiro, vado qui, clic destro, facciamo shovel. Tac. Abbiamo fatto anche la shovel che mettiamo lì. Perché non me la metti lì? Ok. Ora proviamola. Ah, ma guarda, guarda, guarda. Tac. Spiana. Il primo così e poi così. E adesso come vuoi, se volessi rimettere l'erba, come fai? Ma hai visto che ho raccolto forse dei semi? Mi sa no, che anche... io ho trovato grass seed. Sì, per piantare l'erba, sì. Ma aspetta... Io ho trovato il pine seed. Scusa, se io vado qui e metto il pino è già cresciuto. Ah, vabbè. È buggato? No, 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 te lo piazza, ma te lo piazza già cresciuto. Eh beh, insomma, sto gioco qua non vuole far perdere tempo a nessuno. No, è che non è male come cosa. Ho piantato l'erba e l'erba è già così. Fai un campo da golf facile in questo modo. Ok. Allora, c'è un goblin. Vieni qui, Marrano. Sei fermo, immobile, eh? Quindi ti sistemo io. E date quelle palate, però... Ok, goblin è andato. C'è un red slime qua, pieno di red slime. Qua c'è una cosa da scavare di copper bella ricca. E quindi mi ci dedico subito. Non so. Adesso io altro. C'è un goblin lì ma non me la sento. Torniamo indietro. Eccolo lì che si lancia sugli slime. Devi farti inseguire in linea retta, mi sa. Guarda, fregato lo slime. Tu hai il gel, quello, il jelly, quello... Giallo? Giallo? Il jelly giallo? Sì. Il jelly giallo ce n'è uno, te lo lascio. Grande. Voglio capire cosa posso fare con questo, quindi io lo posiziono. Fa un po' di luce. Arca miseria, ho bisogno di per tipo di questi gelli. Ne ho uno per tipo adesso. Io posso darti niente, perché non ho niente. Fra un po' arriva notte, quindi che bello. Sai che è simpatico sto giochino? È veramente...
Perché l'alchemy table è importantissima nell'economia di un gioco. Ma non lo so, così era giusto per vederlo. Mi chiedo, bro. Non abbiamo neanche lo spawn point, cioè se moriamo ci serve il clot, ma il clot tu non sai come l'hai fatto. Sì, lo so come l'ho fatto. Facciamo il letto allora. Però per fare il clot mi ci vuole. Allora. Oh, guarda quanto carbone di là. Andiamo. Cos'è che serve? Servono le string. Le stringhe io ne ho una, ne ho trovata una per terra prima. Vabbè, intanto goblin lì, però non dovrebbe dare fastidio che non mi vede occultato dietro queste rocce. E poi prendo anche del copper, che non si sa mai. Tac, torniamo indietro. Sì, poi dovremmo mettere giù le fondamenta di casa. Allora, Dunque. La libreria che cosa servirà? Ti fa sembrare un intellettuale. C'è la birdhouse, chip chip, va bene. La descrizione è chip chip. Qua vabbè, possiamo. Cosa hai fatto? Ah, ok, ottimo. Te l'ha dato come point save. Ok. Allora, ho bisogno di fibra. Se tu mi fai la fibra, io ti faccio spawn point saved anch'io. Allora, ti faccio la fibra? No, ti faccio la string. Ciapa la string. Sì. Ciapala lì. L'unica che ho. Ah, però posso fartene altre. Quante te ne servono? Allora, per fare... No, ma perché devi fare altri letti? Ne faccio uno per te. No, ma me l'ha fatto lo vabbè, tieni le string, ma comunque ho cliccato col destro e mi ha salvato, Ah, ne basta uno solo per sì, tutte e due? Sì, non... almeno a quanto pare. Adesso voglio fare un po' di cose adesso, perché prendiamoci in giro, dobbiamo fare una prova giusto così prima di chiudere questo primo video. La magic robe o addirittura no, che cos'è magic robe? Mi servono 3 pezzi di yellow jelly, 2 strings e 2 cloth e faccio il magic robe. Bellissimo. Allora. Sì, non è facile, devo dire, craftare certi oggetti perché c'è bisogno di una certa quantità di materiale. Però. Però. E poi tenendo premuti non ti si... Vieni un po' a vedere, Gianni. Aspetti che ho trovato copper a tutto spiano. Oddio, c'è un goblin. Mi dica dove? Dov'è lei? Ah, è qua in cima. Aspetti, no. Ha fatto la casa in carta pecora. In che materiale è? In legno. Legno. Sto pavimentando adesso col parquet quello bello. Sta pavimentando col parquet quello bello. Va bene. Ho bruciato tutto il legno che ho fatto fino adesso, però... Vuol dire che ce ne vuole tanto, e soprattutto come cavolo vengono fuori i semi. Poi qua è nascosto, non si vede, quindi è nascosto niente. Vabbè, insomma, quindi questa è già una casa. Ma sarà da vedere poi che cosa servirà tutto questo, queste case, insomma, che cosa aggiungeranno. Le basi sono senz'altro ottime. Qua in basso a sinistra, a destra, scusa, non me la stavo minimamente filando, c'è la mappa. C'è la mappa, sì. Ma io in queste cose sono sempre molto distratto. Col tasto N potete chiuderla o meno. Col tasto invio potete chattare con gli amici, ma soprattutto il metodo d'accesso è interessante perché quando aprite il vostro server sul vostro PC vi lascia un codice di cifre e lettere. E se lo date a un vostro amico su Steam, lo digita ed entra nella vostra partita. Noi ci siamo uniti senza problemi, cosa che di solito non succede. Esatto, però in giochi del genere è molto più difficile.
Allora, Copper Axe. Sì, hai fatto la Copper Axe? Sì. Sarà da fare anche magari con il primo metallo o qualcosa. Si potrà fare magari anche la canna da pesca. Anche se mi chiedo quale sia la sua utilità, dato che c'è qualcosa che però si è buggato. Perché? Ho trovato un verme! Perché io l'ho messo nell'uno e non me la fa usare. No, ti si è creato anche te un doppione, come è successo a me. Devi toglierla e rimetterla. E dove la tolgo? Che cosa hai fatto, scusa? Dove la devo mettere? Non lo so, è come se non ce l'avessi. Sì, no, è successo anche a me, c'ho due slot occupati così, è un bug, ma ci può stare su un gioco comunque in Early Access. Ma è la Stone Axe, non la posso neanche buttare giù, non la posso spostare di slot. Non la posso spostare di slot. Se vuoi posso porre fine alle tue sofferenze. Sì, ti prego. No, non posso spostare nessun oggetto, a dire il vero, nel mio inventario adesso, perché? Adesso ci guardiamo. E intanto scavando ho trovato il verme. Pensavo che il verme chiudesse, diciamo, aprisse la possibilità di craftare la canna da pesca, invece no. Ti colpisco a vermate. È un danno mi hai fatto. Vabbè, sarà da capire poi il verme cosa serve. Comunque niente, dai, siamo giunti alla mezz'ora di gameplay, quindi direi che può bastare così. Vi chiedo comunque. Si è sbloccato il bug. Ah, ce l'hai fatta, perfetto. Ho l'ascia di. Ah, ottimo. Allora, vi chiedo di lasciarmi qua sotto nei commenti che cosa. Il vostro parere, insomma, che cosa ne pensate di questo Tinkertown. Io intanto ringrazio Mr. Delric per essere stato qua con me. Ringrazio io voi. Dopo tanti mesi, torna sull'onda della cresta. Sul piccolo schermo, esatto. Sull'onda della cresta. E quindi niente ragazzi, vi saluto, alla prossima, non mancate qua sotto commenti, ciao ciao, state in campana, ciao.